Martedì 22 gennaio, buongiorno e benvenuti all'edizione delle 12 della TG 2000. Questi i fatti più importanti di oggi. Tentavano di ricostituire la cupola mafiosa dopo la collaborazione di due pentiti, oggi blitz del Dipartimento Distrettuale Antimafia di Palermo, 7 gli arresti. Tra loro anche il 29enne Leandro Greco, stava prendendo l'eredità del nonno, il noto boss Michele Greco. Non si allenta la tensione tra l'Italia e la Francia dopo gli attacchi del vice premier Di Maio, che aveva accusato il paese alleato di impoverire l'Africa. Ma per il governo c'è anche il nodo reddito di cittadinanza, con le regioni che lamentano confusione e mancanza di chiarezza. Salute. Dopo le polemiche Novax, i dati. L'Osservatorio Nazionale sulle strategie vaccinali presenta oggi al Senato il suo primo rapporto. Dalle indagini su regioni e attività locali, un primo bilancio sull'attività di prevenzione sanitaria del nostro paese. Di nuovo ben trovati a tutti voi. In apertura, dunque, da Palermo collaborano due pentiti e scatta il blitz dell'antimafia. Il progetto era quello di ricostituire la cupola. 7 gli arrestati, in manette anche Leandro Greco, nipote di Michele, e il figlio del boss ergastolano Salvatore Lopiccolo. La cronaca con Pierluigi Vito. Sono in manette, tra cui anche i nomi di spicco delle cosche di Palermo. Una nuova operazione, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia del capoluogo siciliano, ha portato al fermo di Leandro Greco, detto Michele, incensurato, nipote di Michele Greco, il papa di Cosa Nostra negli anni 70-80 del secolo scorso. Capo come il nonno dello storico mandamento di Ciaculli. E Calogero Lopiccolo, figlio del boss Salvatore Lopiccolo, scarcerato dopo una condanna per mafia, al vertice come il papà del mandamento di San Lorenzo Tommaso Natale. Esponenti di primo piano che, anche in forza dei loro cognomi, avevano stabilito un asse per rilanciare l'organizzazione criminale. Con loro fermati Giovanni Sirchia, esponente di spicco della cosca di Passo di Rigano, nonché Giuseppe Serio, Erasmo Lobello, Pietro Losicco e Carmelo Cagocciola, cui sono state contestate anche diverse estorsioni. E nelle intercettazioni della polizia, eccoli all'opera mentre discutono il 3% di pizzo da riscuotere da un imprenditore per fargli vincere un appalto. Oppure mentre minacciano un commerciante per impedirgli di fare il suo lavoro. Io ho uno fatto qua, ce l'hai pesce da a casa, mi ha fatto andare di pesce da a casa. Uno non so che fare da campo, abbiamo cinque domani. Tu a monnello fottimano non va bene. Questi arresti si associano a quelli operati lo scorso 4 dicembre, quando l'operazione Cupola 2.0 aveva inferto un pesante colpo alle alte sfere della mafia di Palermo, che stava ricostituendo il vertice del sodalizio criminale, la cosiddetta commissione provinciale. Ci sono alcuni imprenditori che hanno collaborato tanto nell'operazione Cupola 2.0 di dicembre quanto nell'operazione di oggi. Ci troviamo sicuramente in un momento storico in cui se anche la società civile dà una svolta nel contrasto all'organizzazione mafiosa, la possiamo mettere seriamente in difficoltà. E sull'operazione di oggi, resa possibile dopo le indagini che a dicembre avevano portato al fermo di 47 tra boss e gregari, sentiamo il commento del giornalista di TV 2000 Paolo Borrometti, che ci illustra le figure dei principali arrestati. Sentiamo. Il prototipo del nuovo padrino è Filippo Bisconti, una laurea presa in architettura, imprenditore di successo che non disdegnava farsi vedere spesso nel locale di famiglia, la biblioteca Spillo, uno dei locali più frequentati nel cuore di Palermo. Ed è Filippo Bisconti che insieme a Francesco Colletti da nuovi boss della Cupola 2.0 a veloci pentiti, molto veloci, ed è grazie a loro che i carabinieri hanno arrestato in una nuova operazione antimafia il nipote di Michele Greco, il papa della mafia, noto a tutti per la benedizione data ai giudici del maxi processo prima della Camera di Consiglio. Il rampollo si chiama Leandro ed è figlio di Giuseppe. Meno di 30 anni e già come il nonno reggente del mandamento di Ciaculli. La stessa fulminea carriera, e d'altronde Leandro si faceva chiamare con lo stesso nome del nonno, cioè Michele. E con lui è stato tratto in arresto anche Calogero Lopiccolo, 47 anni, figlio di Salvatore, il padrino del racket, già all'ergastolo dal 2007.
I due Rampolli avevano stretto una forte alleanza con la benedizione del nuovo capo dei capi, Settimo Mineo, e dei due hanno certosinamente ricostruito agli inquirenti episodi, fatti e circostanze, partendo però da un allarme: l'organizzazione è infiltrata in modo pericoloso nell'economia palermitana, e da una conferma, purtroppo. La cupola si è tornata a riunire il 29 maggio. Il dato che fa pensare chi continuava a ripetere come un mantra che la mafia fosse sconfitta è che dalle parole dei due pentiti invece si evince come non siano i mafiosi a cercare gli imprenditori, ma siano gli imprenditori, purtroppo, a cercare i boss. Una Cosa Nostra 2.0, quindi, basata su una subcultura mafiosa, per sconfiggere la quale, purtroppo, non bastano le brillanti operazioni delle forze dell'ordine. La politica ora: alta tensione tra l'Italia e la Francia dopo le dichiarazioni del vice premier Di Maio, che aveva accusato il paese alleato di sfruttare l'Africa e di utilizzare la moneta coloniale. È stata convocata l'ambasciatrice italiana, imbarazzo nella diplomazia. E per il governo c'è anche il nodo reddito di cittadinanza, troppa confusione secondo le regioni. Sentiamo Augusto Cantelmi. Non credo che sia un caso diplomatico, io credo che sia tutto vero. Nonostante l'irritazione di Parigi e la convocazione dell'ambasciatore d'Italia Teresa Castaldo da Di Maio, nessun passo indietro. Il vice premier conferma le accuse sul neocolonialismo francese in Africa. Se oggi noi abbiamo gente che parte dall'Africa è perché alcuni paesi europei, con in testa la Francia, non hanno mai smesso di colonizzare l'Africa. Al fianco di Di Maio si schiera anche l'altro vice premier Salvini, che rompe il silenzio e attacca a sua volta Macron, uno dei suoi bersagli preferiti. Non prendo lezione da lui, aggiunge, la Francia sottrae ricchezza all'Africa e non ha alcun interesse a stabilizzare la Libia. Parole che vanno ad acuire lo scontro con Parigi, che considera l'affondo italiano ostile e motivato, e con Parigi si schiera l'Unione Europea, così il commissario economico, il francese Moscovici. Assomigliano a delle provocazioni perché il contenuto è vuoto o irresponsabile. Al momento il premier Conte non si pronuncia, ma trapela il timore di un isolamento in Europa, critiche le opposizioni, governo che si deve difendere anche sul fronte economico dopo il giudizio negativo del Fondo Monetario, che vede nell'Italia una minaccia per l'economia mondiale, giudizio che tuttavia non scalfisce le certezze delle esecutivo giallo-verde dopo il via libera alle misure bandiera, quota 100 e reddito di cittadinanza. E proprio per festeggiare l'obiettivo raggiunto del sussidio sono in corso a Roma i festeggiamenti da parte dei 5 Stelle, presenti anche Grillo e Casaleggio. E come abbiamo sentito, nonostante la manifestazione del Movimento 5 Stelle in corso, restano molti dubbi sull'applicazione del reddito di cittadinanza. Le regioni chiedono chiarimenti al governo, specificare tempi e modalità sull'attuazione del provvedimento o si rischia, spiegano, lo tsunami. Alessandra Camarca. Il reddito di cittadinanza è legge. Il vice premier Luigi Di Maio incontra le regioni e si prepara a festeggiare con un mega evento a 5 Stelle a Roma l'avvio del nuovo sostegno contro la povertà, ma il decretone ancora non c'è. Non solo il testo non è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma non è stato nemmeno inviato al Quirinale. Lo scoglio sarebbe sempre quello delle coperture. La ragioneria starebbe verificando i calcoli in via informale per poi apporre la necessaria bollinatura. Le regioni temono che quando ad aprile scatterà l'operazione reddito di cittadinanza, su di loro si scateni una specie di tsunami, con milioni di persone che si rivolgono ai centri per l'impiego e gli sportelli del collocamento, che si trovano del tutto impreparati a reggere l'onda d'urto. A 3 mesi dall'ultimo incontro, gli assessori del lavoro sono così tornati al Ministero dello Sviluppo Economico per chiedere rassicurazioni sui tempi e sulle modalità di attuazione del piano del governo, che, come è noto, dovrebbe decollare a breve. Tra gli assessori però cresce anche il mal di pancia sul ruolo dei navigator, figura di tutor che tra l'altro al momento non è disciplinata
esplicitamente nelle bozze del decreto e sui rischi di ingerenza da parte dell'ANPAL, che li dovrebbe assumere. Diverse regioni infatti hanno messo in piedi sistemi per il reinserimento nel mondo del lavoro che a loro dire funzionano benissimo. Ma il tempo stringe e ci sono 10.000 assunzioni da fare. Per fare chiarezza non resta che attendere l'evento odierno, al quale parteciperanno i ministri Penta Stellati e Beppe Grillo via Skype. Attraverso video, slide, interventi di economisti ed esperti sul palco verranno illustrati i punti fondamentali del reddito di cittadinanza, che per le regioni al momento resta una misura indefinita e fumosa. Ed ora occupiamoci del tema della salute, perché a Roma, proprio in queste ore, l'osservatorio dedicato alle strategie vaccinali ha presentato il suo primo rapporto. Allora, ci colleghiamo in diretta con Barbara Masulli, che ha con sé un ospite, lo vediamo, per illustrarcene i dati. Buongiorno Barbara. Buongiorno a te Fabio, esatto, siamo in piazza della Minerva, alle nostre spalle vedete la sede della Biblioteca del Senato, dove è stato presentato il rapporto di cui parlavi tu, dell'osservatorio sulle strategie vaccinali. Con noi c'è il coordinatore dell'osservatorio, Michele Conversano, al quale chiedo subito cosa emerge dal rapporto, l'aspetto più importante. Beh, vengono aspetti positivi sicuramente, come grazie al nuovo piano nazionale per la prevenzione vaccinale finalmente l'offerta di vaccini e vaccinazioni è uniforme in tutte le regioni italiane. Fino a qualche tempo fa non era così, c'era un'offerta a macchia di leopardo. Le modalità di offerta invece sono molto differenti, quindi queste strategie diverse da regione a regione influiscono sicuramente anche su quelle che sono le coperture vaccinali. Mentre la legge sull'obbligo in qualche modo ha sistemato un po' le cose per quello che riguarda i vaccini obbligatori, questo non vale per le vaccinazioni raccomandate, che sono comunque livelli essenziali di assistenza. E parliamo delle vaccinazioni contro la meningite, vaccinazione contro il papillomavirus, contro l'influenza, contro le polmoniti. Quindi sono vaccini che ancora vengono offerti con modalità molto diverse e di questo ne risentono le coperture, molto molto differenti. Quindi il mancato coinvolgimento dei medici in medicina generale o dei pediatri libera scelta, questo è un altro elemento molto fondamentale che purtroppo porta a delle coperture basse e ancora tanti tanti casi malattie che possono essere assolutamente prevenuti con le vaccinazioni. Cos'è l'anagrafe vaccinale e perché è importante? È importante un'anagrafe vaccinale informatizzata, nazionale, che è ancora carente in molte regioni, soprattutto per quanto riguarda le vaccinazioni dell'adolescente, dell'adulto e dell'anziano, perché soltanto in questo modo noi possiamo avere dati veramente reali e concreti di quello che avviene nel territorio nazionale. Uno può vaccinarsi e spostarsi in Italia o da medico a medico e riportare se stesso quelle che sono le vaccinazioni già effettuate. Se non ci sono queste, diventa veramente difficile anche valutare come e quanto queste vaccinazioni, che ripeto sono livelli essenziali di assistenza, vengono garantite a tutta la popolazione. Grazie, grazie allora Michele Conversano. Fabio, se non ci sono domande ti restituisco la linea. Grazie Barbara Masulli, buon lavoro. Ed ora ci spostiamo a Panama, dove cresce l'attesa per l'arrivo di Papa Francesco per la giornata mondiale della gioventù. La nostra vaticanista Cristiana Caricato ci fa il punto dalla parrocchia che accoglie i pellegrini italiani. Vediamo. Panama, parrocchia di Nuestra Signora de Guadalupe, ore 12 del mattino. Il centro di smistamento dei pellegrini italiani funziona a pieno ritmo. Volontari e personale della comunità sono a disposizione dei gruppi che raggiungono la città in vista dell'apertura della GMG, o Jota Mejota come si abbrevia in spagnolo. Accaldati e stanchi, dopo molte ore di volo e i giorni passati nelle diocesi panamensi, i ragazzi arrivano in quello che sarà il punto di riferimento obbligato per gli italiani e incontrano le famiglie che si prenderanno cura di loro per i prossimi giorni. Insospettabili energie, tanta musica e un pizzico di follia per il primo impatto con Panama City. Bello, bello, sì, fa caldo, però è una città così accogliente, diciamo così, con questo clima latino che è vicino molto a noi e quindi c'è subito intesa. I marchigiani come gli emiliani si sono già ambientati dopo i giorni nella diocesi di C3. Dopo 4 ore di pullman attraverso il paese, per loro acqua, bene essenziale con 31 gradi all'ombra e una merenda firmata dalla Vergine. Cosa c'era nel sacchetto? Un panino col formaggio e dei biscotti e una mela. Tutto buono? Sì, dai, buono. Com'è stato l'impatto con Panama? Ma è tutto molto diverso qui, c'è molto caldo che già per noi è strano venendo dall'Italia che è inverno e poi la gente ci ha accolto benissimo, un clima di festa incredibile, quindi siamo contenti. I giorni a C3?
Fantastici, ci hanno accolto benissimo e nelle famiglie ci siamo trovati come se fossimo a casa. Abbiamo passato una bellissima settimana, la prima settimana di gemellaggio nella diocesi di C3 e spero sono sicuro che questa settimana sarà ancora meglio. Grandi aspettative, un po' di insofferenza per le lunghe attese, nessun problema sanitario. Nella parrocchia ormai colonizzata dagli italiani si terranno anche le catechesi dei 14 vescovi al seguito e la liturgia penitenziale di venerdì mattina, con una modalità nuova, frutto del sinodo. Saranno i giovani a porre delle domande e poi i vescovi a rispondere, quindi sarà una catechesi dialogata, perché il sinodo ci ha detto che i giovani bisogna ascoltarli, provocarli e accompagnarli. Sono trascorsi 200 anni da quando Giacomo Leopardi compose L'Infinito. A terza pagina, a cui vi lascio, una serie di iniziative e un libro che celebrano l'importante bicentenario. TG2000 invece torna alle 18:30. Grazie per averci seguito. Buona giornata a tutti.